Probabilmente, ma proprio per pochissimo. Ma già pronta, eh? Come parli? Parli come un troglodita? Ma tu lo sai che ho Stai chiamando anche... Marco? Se vuoi rispondergli, sennò chi se ne frega. Adesso lo richiamo. Lo sai che volevo pure per questa pasta proprio? Mi ha letto nella testa, bro. Già, e infatti tu cosa dicevi prima? Asuka? Asuka. Che se ci pensi è come Sakura. Dai, Capito? allontanati. Che è il Senti, ti accompagno personaggio, alla tenda, la dai. waifu per Ti eccellenza. accompagno, dai. Vieni con me. Perché? Vieni con me, vieni con me, dai. Vattene a fare. Grazie per la Perché la... pasta. Grazie mille per la pasta, bro. Sarà buona come sempre, assolutamente. Scusate per questo continuo vociferare su Naruto perché veramente mi sta dando fastidio. Adesso perdo la pazienza. This is too much, sì, veramente. Veramente. Chiamiamo Marco che... Aspetta. Marco, sono in live. Muto? Mario. Ciao Marco, sono in live. Muto il microfono? Oh yeah. No, voi Un intanto anno è lasciate loro passato. contarmi un Punto, ora aneddoto. puoi liberare finalmente mia sorella dalla stanza dietro Non ho l'armadio. tua sorella nel Mi mio manca molto. scantinato, Fanny Zero. Grazie per l'anno insieme. Puoi ringraziare Fanny Zero e cominciare il tuo aneddoto, bro? Faccio aneddoto, ma non ringrazio Fanny Zero, va bene? Va bene. Ok, intanto volevo chiederti come mai non avevi risposto le altre 2 volte. Non avevo notato le tue chiamate, bro. Sono in live, ti ripeto. Eh no, in una Daniela ha detto vuoi rispondere a Marco? Ah, sì. Poi ho deciso di risponderti dopo, sì. Vabbè, totalmente imbroglione e Ah, imbroglione ingannatore. ingannatore, perché? Perché Blocchi? non avevo Blocchi? notato le chiamate, poi ho visto che stavi chiamando, c'avevo il piatto in mano, ho deciso di chiamare dopo, perché devo risponderti per forza alle chiamate, figlio di... Immediatamente, cioè al primo squillo Ma subito rispondi. succhiami dimmi che cosa è successo oggi, dai. Ok, allora ti ricordi quando mi hai raccontato la storia di come hai perso il frenulo? Quasi perso. Ok, è stata una storia divertente, no? Certo, molto divertente. Beh, voglio raccontarti una storia mia che mi è successa da pochissimo. Ok. Praticamente l'altra volta ero a un, in un sito, ho detto, minchia, ma chissà se... chissà come sono le bambole... sessuali oggi, chissà la tecnologia nel dipartimento bambole come è arrivata e ti dirò, sono diventate meravigliose, non solo, ormai le fanno in 3D, in silicone, quelle più belle, basandosi su delle pornoattrici o sui site girl che spontaneamente vanno là, si fanno fare lo scanner e fanno questi culi, questi torsi o tutto il corpo sulle loro forme. Anche dettagliatissime, no? E quindi incredibile. E ho visto che i torsi, nel senso da sotto il seno fino alle cosce, costavano sui 300 euro. Ed erano veramente impressionanti a livello di realismo. Quindi mi è venuta voglia di comprarne una, no? E l'ho comprata subito. Proprio il mio shopping impulsivo ha preso piede. E ho comprato un torso, quindi come te l'ho spiegato io, da sotto il seno alle cosce. Che è un buco di meravigliosi a 300 euro. Solamente che dopo che l'ho comprato mi sono sparato una f*** incredibile. E tu sai che quando si finisce di fare la f***a, entri in quello stato maschile dove capisci che solo tu sei importante e nessuna donna, uomo, essere spento oltre te vale nulla in confronto a te, Ecco, di niente ti quest'ultimo è proprio personale, però sì, io quando mi faccio... E poi un po' di tutti, Mario. Poi se tu vuoi imbrogliare e dire no, io ti amo alla ragazza che qui scopi, puoi fare il cazzo che vuoi. Se, Sapete secondo, se tu... secondo, secondo me invece c'è proprio differenza tra quando un uomo orgasma da un altro uomo. Secondo me dovresti cominciare a pensarci che la gente non è uguale a te, bro. Ma sai che non lo farò? Vabbè, sta di fatto che io mi faccio una... Ok. E mi passa totalmente la voglia di acquistare sto coso che avevo già acquistato. E allora io mando una mail e scrivo, oh, non lo voglio più. 2 giorni dopo mi contattano e mi dicono, guarda, ok, facciamo il refund, ma dici come mai non lo vuoi più. E tu lo sai, io sono un tipo molto schietto, io ho detto, guarda, mi sono sparato un... sapete come funziona dopo, non ti interessa più niente di nulla, si passa tutto e quindi... Ok. Loro mi hanno detto grazie per la risposta, ci
ti manderemo il refund. Ah, quando gli ho detto mi sono sparato una s***a, non ne ho avuto più bisogno, gli hanno detto ok, motivazione valida, gli facciamo il refund. Dai, un fratello, poi? Non mi hanno detto motivazione valida, però diciamo che hanno girato all'altro. No, 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 l'hanno presa per valida, sicuro. L'hanno presa per valida, cioè mi hanno detto ok, lo inviamo. Sta di factotum che... In italiano, per favore. Ah, ogni tanto mi viene quel latino, lo sai, io sono molto... No, no, prima volta che ti sento parlare in latino. Dimmi, bro. Vabbè, sta di factotum che... Ti ho chiesto in italiano, bro. Mattina doveva ricevere un pacco da me che ha tipo questo servizio che è tipo HelloFresh ma degli stupidi. Gli mandano tipo cose vegane, vabbè, pazzo Non adesso, io è stupido, vabbè. E quindi arriva sto pacco, io lo prendo, già sai cosa c'è dentro, e sto pacco è immenso, dico, porco di chissà quante verdure qua dentro. Glielo porto a casa, apriamo sto pacco, e dentro c'è sto torso con questa figa e buco di aperto, meraviglioso, fatto di un silicone sia gommoso che indistruttibile, ti giuro, era bellissimo. Lei mi ha detto, facciamo che tipo lo scoppia e io ti guardo, e ho detto, minchia, sei la donna della mia vita, però ho detto, no, vabbè, lasciamo stare. E succede che io lo riposo e questa mattina lo porto a casa mia. Poi mi sono fatto aggiungere in montagna, sono andato a farmi una vacanzina, sono tornato e ho detto, ma sai che fai? Let's go, scoppia. Siccome non avevo robe per lubrificarlo a casa, ho usato un profilattico, che sai che è un po' lubrificato, no? Sì. Appena ho fatto due infilate, non solo si è rotto il profilattico, ma si è rotto il mio c***o e mi sono circonciso Ti si è rotto il frenulo. con una s*** di gomma. Bro, ma sei Quindi andato adesso al il pronto terzo... soccorso? Ma che pronto soccorso, però sto bene, è uscito solamente un po' di sangue. Vabbè, sta di fatto che Bro, non va, sono mai vabbè, stato... non ci andrai mai. E sta di fatto? Sta di factotum che adesso non sono In, mai stato bro, felice. bro, scusami. Poi sta di fatto. Ehi, ehi, ehi. Dimmi. Sta di factotum che non sono No, mai no, 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 stato... no, 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 no. Aspetta. In italiano, non aspetto, in italiano, dimmelo in italiano. Ma tu sai quante parole provengono dal latino dell'italiano? Quasi tutte, sì, ma non me ne frega un c***o. Scusa, se uno dice hamburger, Oh no, pensa non c'è niente da ridere, non è hamburger. Sta di all'indirizzo. factotum, non l'ho mai sentito. Lo dici per darti un tono comico, ma a me dà fastidio, per questo te lo chiedo. Ma scusa, tu che fai? Opinionismo? Anche tu fai comicità, no? Un po' fai Dico, ridere. invece di dire palliativo, se dico palladino, non è la stessa cosa. Sì, ma factotum esiste. Sì, ma non vuol dire fatto factotum. E cosa? Cosa vuol dire? Un'altra cosa, vuol dire proprio un'altra cosa, factotum. Non è No, fatto, sta di factotum non è fatto. Tutto a posto, tutto a posto. factotum che... Ti giuro, sto bene. Ora mi sento felice. Volevo raccontarti questa storia, visto che tu hai condiviso quella con me. Io condivido questa con te. Finalmente non sono più vergine. Meglio tardi che mai. E nulla. Allora, a parte che in quel caso dovresti dire meglio tardi che Pokémon, invece. Cioè, Ah, paradossale. certo, perché però posso far ridere così, giusto? No, 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 è proprio una cosa che No, il. sei un ipocrita del c***o, una merda. Cioè, è meglio succhiarsi il c***o da solo e autocitarsi un lavoro di 100 anni fa che non fa più ridere invece di dire di factotum. Sei No, vabbè, pazzo? lavoro che non fa più ridere perché chissà cosa pensi tu delle tue opere partorite. Invece io ricordo benissimo Pokémon X e Y, è stato molto bello, quindi per me è meglio tardi. Ma tu lo dici perché sei un fratellum, lo so. Fratello, Io... fratello, comunque meglio tardi che mai, ogni volta che lo dicono penso a Pokémon, non è che lo dico soltanto adesso. Aspetta che il Monza attacca. Bro, grazie per esserti ricordato della storia del frenulo, effettivamente è molto divertente. Chi ha salvato Minchium? Akan? Ciao bro, buona serata. No, niente, ti saluto, continuo con le mie cose, ciao. Hai sempre offeso? No, 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 tutto a posto. Va bene, bye bye, Ciao. Adesso ci dobbiamo fare 5 minuti di parole che finiscono in
Sei troppo cattivum con Mark. Nessuno parla il latino, pezzo di ridicolo che non sei altro, smettila, ho capito che sei stato influenzato dal finto latino di Marco, perché quello non è latino, non è che aggiungi alle parole e quindi sei un latinista. Mi ha mandato una foto Marco, mi ha mandato factum significato, però lui non si ricorda che ha detto factotum e non factum. E il frenulo rotto, sì, volevate raccontata la storia del frenulo rotto, immagino che nessuno di voi lo sappia, si è fatto male Arnautovic, frattura alla mascella, non gioca più a calcio. E ha detto factum, non dire minchiatum, chi dice minchiatum non gli credo, proprio easy, regolare. E che stavo a dire? Sì, avevo 15 anni tipo, sì. La prima sega che mi è stata fatta con una grande forza libidinosa, come è giusto che sia, non cambierei nulla di quel bellissimo momento, che oltre che divertente mi ricorda molto l'inizio della mia sessualità, quando i giovani non sanno darsi una regolata, no? Ci si voleva strappare le carni a vicenda, va bene? Una cosa del genere. Ad un tratto... stavamo parlando in quei giorni del ma ti piacerebbe se ti facessi una sega? E io, Mario Verginello, pensavo, porco due, minchia se la vorrei. Quindi si era capito che quella sera si sarebbe andati al di là dello strusciamento e dei baciozzi con la lingua, no? E così è stato fatto, lei in una maniera proprio forsennata, violenta, arrabbiata, proprio bello, bello. Mi ha tirato fuori il e non sapeva farla una sera, né si era preparata. E ha cominciato a fare su e giù con enorme forza, non capendo che in quella maniera mi avrebbe rotto il frenulo. Faceva tu, su giù con grande forza. E questo mi ha fatto molto male. Molto male. Ma, non sapendo com'era farsi una ho pensato, magari il sesso è sofferenza. E quindi l'ho considerato normale. Infatti quando il mio migliore amico mi ha detto, quando sono tornato dalla spiaggia... Ma sei venuto? Io gli ho detto non lo so. Come faccio a capire se sono venuto? Io non lo sapevo perché non mi ero mai fatto nemmeno una sega solo, quindi non avevo nemmeno mai sborrato nella mia vita. E sì, la mia prima sega l'ho fatta a 16 anni. Tanto che i miei amici mi hanno quando sono tornato a casa di Giampiero, io camminavo così. Per come mi aveva ridotto il cioè ce l'avevo ancora scoppolato, ma non ce l'avevo scoppolato come un bello qualunque, ce l'avevo scoppolato col frenulo che stava dritto come il ponte di Messina ipotetico, se fatto bene. Cioè era un millimetro dal rompersi e quindi dal farmi ancora più male, nonostante già me l'avesse proprio smolecolato. E, tanto che i miei amici mi hanno cominciato a proporre, vabbè, vai in bagno e fatti una magari è quello il problema, loro pure inespertissimi, non avevano capito che il problema era proprio che dovevo ricoppollare il quello che era stato messo in ostaggio da questa potenza libidinosa. No, ho provato a farmi una ma non ci riuscivo perché non sapevo farmi le sono tornato e Jeff e Giampiero mi hanno detto vabbè dai, allora faccelo vedere, facci capire com'è messa la situazione. Glielo faccio vedere e cominciano a piangere. E urlare, immedesimandosi nel dolore maschile, no? Ecco fatto, ho fatto una cosa del genere, abbiamo detto subito, andiamo al pronto soccorso. Siamo andati al pronto soccorso, sono salito sul motorino, mi faceva malissimo ogni piccolo buco, ogni fossa che trovavamo a Messina, tutum, aia. Vado dal tipo al pronto soccorso e gli faccio salve e lui mi fa, prego. E io gli ho detto, la mia ragazza mi ha rotto il c***o. E lui mi risponde, vabbè può capitare, allora perché sei al pronto soccorso? E io gli rispondo, no me l'ha rotto per davvero. Cosa? Si alza. Fammi vedere di là. Vado, mi metto nel lettino, quando arriva il tipo, era chiaramente il tipo dei c***i, supportato da un'infermierina che lo guardava del tipo, sei il mio idolo. Lui si avvicina al mio piccolo, lo guarda, sorride, si gira verso l'infermierina e le dice, questo è un classico, si rigira verso il mio piccolo e me lo sistema
con la precisione millimetrica di un esperto di piedi. Non mi ha nemmeno fatto sentire il dolore, cioè l'ho sentito, ma era così veloce che non l'ho sentito davvero. E mi ha sistemato il che mi ha detto è stato molto fortunato che non fosse successo un dramma, un casino perpetuo, perché effettivamente il era un passo dal farsi molto male, ma così non è successo. Molto contento comunque. E quindi eccoci qua, la perdoni? Guarda, vorrei dire una pessima battuta, che magari non è pessima, perché di fatto è così, poi si è fatta largamente perdonare, cioè sono contento di tutto quello che è successo con questa meravigliosa ragazza. Pronto Marco? Mario. Dimmi. Mi trovi, guarda, non sto più nella Pellum, mi trovi con un groove, sto impazzendo. Pronto? Sì, bro, dimmi. Oh, hai chiuso l'ecotolatina o chiuso? Sì, perché hai detto un'altra parola che finisce con No, dai, non trattarmi così. Vabbè, sta di fatto proprio che mi trovo in un gruppo potentissimo. Volevo mandarti un link su WhatsApp e volevo reagirsi con me, perché da quando ho parlato con te prima al telefono mi hai ricordato questa canzone che quando ero in prima elementare mettevo sempre, e sono sicuro che tu, guarda, non voglio dirti niente, ma sono sicuro che tu apprezzeresti da morire. Mandami questa cosa su WhatsApp. Anche perché, come si dice sempre, è tipo anche una copertina dei Laguna Coil, se non sbaglio. Manda sto c***o di link, bro! Memento mori, arrivo un attimo. Guardiamocela assieme, ti guardo dal telefono. Quelli no che ne resta. Bellissimo! Retinenti a quanto la chiesat. Racapessa! Logo sesto, so color di vitina. Mi ha mandato Sarò re in latino? Bro, ti ascolta, mannaia. L'ho tolta, mannaia Dio, hai detto. Vai. Non la voglio sentire, bro, non la voglio sentire tutta. Ma arriva il ritornello almeno. No, il ritornello non esiste nel Re Leone. Sono due parole, Sarò re. Vai, voglio sentire come fa, che mi ricorda quando mia mamma mi allattava, vai! Patria! Qui non tu che me! Ti fa ridere Duce me? Duce me! Wow, i brividi! Duce me, mamma mia, io mi ricordo che ero piccolo e mia madre aveva acquistato dal tizio di colore sotto casa il VHS della Disney e Duce me, No bro, no, hai cercato adesso Scar perché l'ho fatto io a teatro in latino. Hai avuto fortuna di trovarla perché tu da piccolo non hai mai visto il Re Leone in latino. Perché non c'è una versione in latino del Re Leone. La comprò mia madre perché vedeva che io usavo le cassette di Magic English e diceva, minchia, mio figlio è prominente in inglese, chissà se lo è pure nella lingua madre di tutte le lingue, il latino. No, è tutto falso, hai trovato la versione in latino su internet, perché su internet si trova tutto. No, sì, è una bella frase da dire, cioè è vero quello che dici, ma non avvalorare le tue tesi. Non esiste la versione del Re Leone in latino, anche perché la canzone in latino è terribile, è proprio cacofonica, non l'ascolterei mai un'altra volta. Bro, Duce me, oltre che ha quel bamboleiro dentro... Non ha bamboleiro, non ha niente di... Ma che vuol dire bamboleiro, bro? Ma sei diventato pazzo? Senti un po' le bamba. Bamboleiro? Non so se hai notato... Ha un po' di bamboleiro, io non ci posso credere. Ma ti senti quando parli? Ma che aggettivo è bamboleiro? Dai, non fare così. Non solo ha un po' di bamboleiro, ma Duce me a me ricorda anche un po'... il passato italiano.
Sì, ma in italiano duce vuol dire proprio una cosa, dux ducis, vuol dire comandante tipo. Infatti è una canzone dittatoriale, Sarò Re di Scar. Appunto, e quindi è culturale oltre che bellissima da ascoltare. Va bene, sì, sì, se vogliamo approfittare pure per allontanarci dal fascismo, proprio per questo, sì, facciamolo, ci allontaniamo ovviamente dal fascismo. Certo, anche perché Scar era un personaggio... cattivo, certo, amato da molti, ancora molti Mussolini lo vivono come il grande... Non c'entra nulla, Mussolini è un personaggio realmente esistito, mentre Scar è un leone disegnato. Mi stai dicendo che se dovessi trovare un video dove c'è Mussolini che dice duce me, tu non sentiresti un brivido nella colonna sonora? Dai, ma che dici? torna su Twitch. Torna su Twitch perché c'hai voglia di sparare, puttana. Sei tornato con la voglia di sparare, puttana. Ma perché devi sminuire quello che dico? Non sto sminuendo un c***o. Mi stai facendo innervosire. Bro, se tu ti nervosisci non sarai mai un duce. Ma Marco, non voglio assolutamente essere un duce. Quindi non innervosirti. Cioè, innervosisci se non vuoi essere un duce, ma tutti vogliono essere un duce. Ma no, ma non è vero, nessuno vuole essere un duce, o almeno me lo auguro. Alcune persone sì, sono persone strane, ma gli altri ci vedrei. E poi non so se ti ricordi... No, no, non voglio essere un dittatore. Ma ti comporti sempre malissimo quando ti richiamo, quindi le tue azioni... No, perché mi provochi, e sono abbastanza naturale da dire che mi dai sul... Niente, io non provoco niente se non amore nel cuore di chi mi... Ma vattene a f***o, idiota. Fanculum, semmai. Comunque, quello che ti voglio dire è che non so se ti ricordi, ma... E tu dovresti dirlo, visto che sei messinese, ma come al solito della cultura tu ti sciacqui quel culo che hai. Ossa, poi, non è manco un culo. In dialetto messinese, duce vuol dire anche carino. No, duci vuol dire carino. Però... E duci e duce non sono uguali. No, è il plurale di duce. Ma che c***o dici? Saremo... Ma che c***o dici? Basta sparare, puttana. Ma che plurale è plurale? Quindi verrebbe duci a... Ciao Marco. Ehi. Scusami. Dai, buona live Mario, però... Tratta bene i tuoi amici, ciao porco Dio, ciao. Sono uno stronzom. Qualcosa mi dice che era chiaro che qualcuno mi desse dello stronzom. Mi è caduto il formaggio. Ascolta la versione in latino di Jack Slament. Non voglio più sentir parlare di latino, veramente però, eh.